La prima vittoria del nuovo anno all'Avezzano vale anche il sorpasso in classifica sul Vivi Altotevere Sansepolcro di Scenal dei Marsi per il recupero della gara non disputata lo scorso 8 gennaio. Tortora conferma il tridente ma rinuncia all'Opinto, Marolda e Serrago dal primo minuto rispetto a domenica per cercare un successo dopo il capitombolo interno con l'Alba Longa, dentro Persia, Bittaia e Padovani. Avezzano sottotono nella prima frazione, gli aretini sono più in palla e si vede anche se di occasioni non ne arriveranno. Il primo brivido nell'area ospite lo regala suo malgrado Terzini, che anticipa involontariamente il proprio portiere Rossi, concedendo di testa solo il corner. Ma è Lewandowski al minuto 16 a doversi superare sulla testata in area di rigore di Kanji. In terzo tempo la risposta del portiere biancoverde è super, mentre vane sono le proteste della squadra bianconera per una trattenuta in area di rigore di Leto su De Santis, che Di Girolamo non giudica fallo. Poi più nulla, fino alla fase finale del primo tempo, quando la squadra di Schenardi viene giustamente annullato un gol a Mortaro per posizione di offside. Nell'Avezzano si fa male Di Paolo, sostituito da Deramo, e con gli uomini di Tortora che protestano per un fallo reiterato di Massai su Persia in azione di ripartenza. Il tecnico dei marsicani cambia nell'intervallo, lascia Santi Rocco negli spogliatoi per Serrago e dopo due minuti il risultato cambia perché Sassarini trova il corridoio proprio per Padovani, bravo a trafiggere Rossi in uscita. Trovato l'1-0, l'Avezzano prende coraggio. Col destro di Sassarini non trova lo specchio, ma il raddoppio è solo rinviato di qualche istante perché al 63esimo Bittaia fulmina la difesa aretina e serve a Padovani il più facile dei tapin da scaraventare in fondo al sacco. A questo punto i biancoverdi sembrano andare in controllo. Serrago gira debolmente di testa il traversone di Assisi, ma lo stesso numero 2 di casa a commettere, minuto 70, il fallo in area di rigore su Gorini, che concede al Sansepolcro la massima punizione realizzata da Mortaro. Schenardi ci crede, inserisce Costanzo e Beers per Kanji Innocenti, anche se Bittaia ha subito la possibilità del tris. Col corner calciato da Deramo, il gambiano salta indisturbato ma di testa centra la parte alta della traversa. Ancora Deramo sull'azione seguente non trova l'angolo alla sinistra di Rossi per un soffio. Il finale di gara vede l'Avezzano in leggera sofferenza con gli aretini che cercano invano la via del pareggio. Finisce 2-1 e i 32 punti in classifica ora restituiscono morale ai biancoverdi in attesa della trasferta a Muravera di fine settimana. Per gli ospiti invece uno stop che interrompe una striscia di 6 risultati utili consecutivi. Io penso che 8 punti siano il limite, 40 punti siano il limite, credo che difficile da raggiungere per la quint'ultima che è il latte dolce, quindi c'è 19 punti, mi sembra 18-19 punti, quindi credo che questo primo obiettivo possiamo dire di averlo raggiunto. Sarebbe da ipocrisia da parte mia se dicessi il contrario. Chiaro che incomincia questa seconda fase, che è una seconda fase secondo me meravigliosa, perché ci sono 39 punti in palio, una squadra che tutti non davano criticata biecamente da più parti, diciamo, una squadra che è stata poco sostenuta, che invece sta dimostrando di non voler morire, di non voler lasciare nulla di intentato. Abbiamo commesso un errore grave sul gol, è stato bravo Padovani a sfruttare subito l'occasione. Ripeto, era una partita che si poteva decidere su un episodio, il primo tempo ce n'era uno clamoroso per noi perché non ci è stato dato un rigore clamoroso. La partita si poteva decidere, la squadra che fosse andata in vantaggio avrebbe trovato spazi, loro questi spazi li hanno sfruttati bene, ripeto, forse nel complesso era più da pareggio, ma hanno vinto, merito a loro.